con la maglietta di Giorgio Chinaglia per celebrare un gruppo di campioni oggi. Sì, effettivamente è stato un qualche cosa che ho sentito dentro, anche per nonno Ezio che quando ero piccolo mi si portava allo stadio. Giorgio per sempre. Ciao a tutti. La prima parola che ti viene in mente quando ricordi quel gruppo? Dei campioni indomabili. Ciao, grazie. Qual è quello che ti ha sempre più colpito? Erano due, Giorgio e Pulici. Felice Pulici. Ciao, grazie. La prima parola per ricordare i campioni del 74. Il primo siamo aggettivo. Sempre più forti, sempre più forti. Qual è il giocatore che ricorda con più piacere di quell'anno? Chinaglia. Un aggettivo per ricordare i campioni del 74, quello più bello. Grandissimi, grandissimi come sempre. Dai. Qual è il ricordo che porti con più Qual affetto? Qual è il ricordo che porto? Marco. Giorgio Chinaglia, l'ultima partita. Lazio Foggia, 1-0. Ma riesci a vedere un po' di quello spirito anche nella Lazio di oggi? Ma non credo. Che cosa si augura quindi? Cosa dovrebbe trasmettere il ricordo di un gruppo fantastico? La faccia finita. Dai, forza Lazio! Un aggettivo per i campioni del 74? Grandi, grandi. Io c'ero quel giorno quando Chinaglia ha segnato il rigore e abbiamo vinto lo scudetto. Forza Lazio! Qual è il ricordo più bello, a parte Lazio Foggia, che si porta appresso nei ricordi? Il ricordo più bello è sempre Chinaglia, Maestrelli, D'Amico, tutta questa gente qua dell'epoca del 73, li porto tutti nel cuore. Il giocatore a cui ha voluto più bene? Giorgio Chinaglia. Il primo aggettivo che le viene in mente per i campioni del 74? Beh, ricordando mio padre, gli ho fatto pure una dedica sullo stato. Bello, ciao, grazie papà. Ciao. Qual è invece a livello calcistico la partita che ricorda con più un affetto? Lazio Milan 1-0 al 90esimo Rececconi del 74, grazie. Il giocatore a cui hai voluto più bene in assoluto? Chinaglia. Spero che questa celebrazione possa dare una spinta anche alla squadra in previsione futura? Certo, quel cuore che ci sa, noi siamo tanti tifosi laziali, però purtroppo ci serve sempre una spinta, la società deve fare di più, però anche noi tifosi, critichiamo di meno e andiamo più allo stadio.